A tutti amici di extremehardware.com, ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione il nuovo mouse da gaming proposto da Razer. Parliamo del Razer Viper Mini, che va ad allargare la famiglia Razer Viper, già composta dal Razer Viper recensito qualche mese fa sul nostro sito e dal Razer Viper Ultimate, che è la versione wireless dello stesso Razer Viper. Il Razer Viper Mini è un po' una sfida da parte di Razer per affermarsi nuovamente nel settore dei mouse da gaming di formato ridotto e possiamo dire anche ultra leggeri, in quanto il Viper Mini pesa soltanto 61 grammi, abbiamo una scocca priva di qualunque foro, quindi diciamo non è così necessario avere una scocca piena di buchi, piena di fori, per ridurre sostanzialmente il peso di un mouse da gaming. Si dota di un sensore da 8500 dpi, che è un PixArt 3359. Utilizza ovviamente sempre un cavo simil paracord Razer SpeedFlex e adotta in questa versione anche una integrazione con il sistema di illuminazione Razer Chroma RGB, come possiamo già vedere anche dall'immagine illustrativa presente sulla confezione del mouse. Confezione davvero piccola, di dimensioni estremamente compatte, come possiamo vedere riusciamo quasi a impugnarla, e quindi potete già immaginare le dimensioni reali del mouse stesso che adesso vi mostreremo. Quindi la confezione in classico stile Razer, nero in contrasto al verde acido, immagine illustrativa del mouse, le principali caratteristiche. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa che ci ricorda le principali caratteristiche, tra cui anche, che non abbiamo citato ancora, l'adozione degli switch ottici proposti da Razer, presenti un po' su tutti gli ultimi mouse da gaming proposti. Garanzia sempre di 2 anni. All'interno della confezione troveremo semplicemente un semplice sticker da applicare dove vorremo, una sorta di quick start guide, ed infine il mouse stesso, che è il Razer Viper Mini. Dando uno sguardo più da vicino al Viper Mini possiamo osservare un design molto elegante e classico, con una colorazione sempre total black, con una superficie rugosa, con una verniciatura ad effetto rugoso, una scocca interamente in plastica davvero ben realizzata e solida. Nel retro del mouse, nel dorso, troviamo il logo della Razer, che verrà retroilluminato tramite il software di iniezione Razer Synapse 3 con il nostro intervento per quanto riguarda effetti e colori. Troviamo anche nella parte inferiore questa sorta di inserto in plastica semitrasparente, che sarà la parte inferiore di illuminazione del mouse. Nella parte frontale possiamo trovare il design caratteristico un po' tutti i modelli Razer Viper, un singolo tasto per lo switch dei DPI, impostabili sempre tramite software di gestione, 2 tasti principali dotati di switch ottici, una classica rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma per massimizzare il grip e diciamo un po' anche lo scroll stesso. Ci spostiamo nel lato di sinistra, dove possiamo osservare una superficie interamente in plastica, quindi perdiamo un po' l'assenza di quella superficie gommata che per certi aspetti è sicuramente un bene a lungo andare. Troviamo 2 classici tasti laterali di ridotte dimensioni, dimensioni complessive del mouse davvero compatte, essendo comunque un mouse ideale per coloro che hanno una presa di tipo claw grip, come possiamo osservare, o al massimo una fingertip, scusate, ma dovete avere una mano davvero molto piccola. Sentiamo un po' il feedback di tutti i tasti principali, quelli laterali, iniziamo con i principali, i laterali, scusate. Passiamo a quelli principali. Il tasto cambio DPI. Rotellino. Come possiamo sentire, il feedback dei tasti è davvero interessante. Spostandoci nel lato di destra non troviamo alcuna superficie gommata nemmeno in questo lato, quindi un mouse completamente realizzato con una scocca in plastica, con una finitura rugosa che migliora comunque il grip sul mouse stesso con una presa di tipo claw grip. Ci spostiamo nel
lato frontale per osservare meglio il design e la forma di questo Razer Viper Mini, evoluzione dimensionale della famiglia e dei modelli Razer Viper. Spostandoci invece nel lato inferiore possiamo osservare la presenza dei MOSFET in Teflon PTFE di colore bianco, quindi sono sicuramente, come abbiamo visto anche con i Dead Udder V2, stati migliorati e implementati nuovi MOSFET, alla presenza di un sensore PixArt PMV3359 8500 dpi nella parte centrale. Troviamo anche un adesivo con riportate le principali caratteristiche. Cavo SpeedFlex, classica stile Razer. Muoviamo un attimo la cosa per vedere anche la flessibilità del cavo stesso, quindi è un simil paracord rivestito in treccia di tessuto. Ed infine troviamo il connettore non placcato oro, ma con un inserto di colore verde, come visto anche in precedenti modelli di mouse da gaming Razer, e non troviamo un cappuccio in plastica come presente in altri modelli. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com, dove troverete ovviamente ulteriori immagini dettagliate, le nostre considerazioni, i nostri test e le nostre conclusioni. Vi mandiamo dunque al prossimo unboxing, un saluto allo staff.